Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo all'Aquila, dove c'è preoccupazione per quanto riguarda il tema della restituzione delle tasse non versate a seguito del sisma del 2009. Questa mattina all'Aquila è arrivato l'eurodeputato del Partito Democratico David Sassoli per fare chiarezza sulla questione che riguarda soprattutto le aziende comprese nel cratere. Andiamo a vedere insieme il servizio di Giorgio Alessandri. È una partita ancora tutta da giocare, quella relativa alla restituzione di tasse e contributi da parte delle aziende colpite dal sisma da parte della Commissione europea. Un match che va giocato a Bruxelles e per il quale il Comune dell'Aquila si affida ai parlamentari europei che all'Aquila hanno provato a rinfrancare istituzioni e associazioni di categoria. La questione preoccupa non poco il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Oggi, a parte gli aspetti giuridico, formali, legali e perfino etici, che insomma non ci vorrei tornare, è una cosa veramente brutale e assurda, ma io parlo degli effetti pratici. Togliere oggi all'economia di questo territorio dai 50 ai 100 milioni che colpirebbero sottratti alle imprese portanti di questo territorio, in un momento in cui, nonostante la ripresa ci sia in Italia e la ripresa ci sia in Abruzzo, qui per il combinato del terremoto non siamo ancora in grandissima difficoltà, una botta da 50, 60, 70 milioni di euro è una botta che può essere veramente mortale. Più rassicurante la posizione dell'eurodeputato David Sassoli, per il quale la misura europea riguarderebbe solo un pugno delle 115 aziende che hanno beneficiato degli sgravi fiscali, ovvero solo quelle il cui regime fiscale de minimis supera i 500.000 euro. E comunque, anche per quelle, non è detto che la strada della restituzione sia già segnata. Non stiamo parlando di persone fisiche, quando si dice recupero delle tasse, no, non parliamo di persone fisiche, non parliamo di partite IVA, non parliamo di piccole aziende, non parliamo di esercizi commerciali, del bar, dell'officina, stiamo parlando di aziende che potrebbero distorcere il mercato. Queste aziende sono un pugno di aziende che sicuramente nella loro condizione, in un territorio così colpito, sapranno dimostrare, diciamo, di aver usato questi sgravi proprio per le condizioni che c'erano in quel momento e in quegli anni. E adesso cambiamo argomento e ci occupiamo del tema dell'immigrazione. Questa mattina a Pescara, Prefettura, Caritas e Comune hanno firmato un protocollo d'intesa sulla ricollocazione dei migranti per le opere di pubblica utilità, ma su questo tema ci sono anche delle polemiche sollevate dall'Associazione Pescara Mi Piace di Berardino Fiorilli, ex vice sindaco di Pescara, che insomma chiede che si pensi anche ai problemi delle persone abruzzesi in difficoltà. I servizi sono di Paolo Renzetti e Francesca Romana Testi. Eccellenza, un protocollo importante firmato questa mattina con il Comune di Pescara per l'inclusione sociale di questi migranti che sono nella nostra provincia. È un'iniziativa che segue altre analoghe iniziative a cui abbiamo già dato la nostra adesione e che rientra nella programma del governo, del Ministero dell'Interno per aiutare la crescita della nostra comunità e per far sì che le persone, i nuovi cittadini arrivati, riescano a capire ancora meglio in che contesto hanno scelto di vivere e che cosa possono fare anche loro per migliorare la convivenza tra di noi tutti. Sindaco Alessandrini, questo protocollo è un protocollo importante, l'inclusione di questi migranti nel tessuto sociale, state lavorando anche per questo? Il senso di questo incontro, di questo protocollo, è quello di affrontare un problema, perché quello dei migranti è una grande questione del nostro tempo, che troppo spesso viene strumentalizzata e diciamo negare il problema significa essere ciechi. Noi siamo consapevoli che l'Europa del 2015 complessivamente deve far fronte a questo tema e i sistemi territoriali si attrezzano per fornire risposte che vadano nel senso della integrazione, per poter in una parola diciamo dialogare con chi arriva dalle nostre parti, talvolta per scelta, talvolta no, perché scappa da guerre, da carestie, da sconvolgimenti climatici, con l'idea di potersi rendere utile nella comunità che li ospita.
200 immigrati distribuiti sulla provincia di Pescara, la notizia ufficializzata da prefettura e comune. Accoglienza dunque per l'Abruzzo che risponde alle richieste del governo. Ma come in molte altre regioni d'Italia c'è chi si schiera in favore dei cittadini in difficoltà, ai quali non viene concesso né sostegno né accoglienza né lavoro. Pescara Mi Piace commenta la spinosa questione con un occhio puntato alle necessità inascoltate dei cittadini vessati dalla crisi. Ma io credo innanzitutto bisogna evitare lo scontro tra quella che è un'accoglienza che è dovuta a chi oggi soffre una situazione particolare e d'altra parte uno scetticismo, forse anche una paura da parte di cittadini che non sanno bene a cosa vanno incontro. In questo caso parlerei di un'accoglienza responsabile. Innanzitutto bisogna informare bene i cittadini di cosa sta accadendo, invece purtroppo abbiamo sempre notizie frammentate e poco chiare e questo certamente non favorisce un clima di distensione anche da parte di chi magari si trova fra qualche giorno un hotel pieno di immigrati, di persone nuove, quindi non sa neanche di cosa si tratta. Dall'altra parte far capire di cosa stiamo parlando e creare sul territorio le strutture adatte per poter accogliere in maniera responsabile, altrimenti si crea una divisione e poi uno scontro che non porta a nulla né per il bene degli immigrati né tantomeno per la città di Pescara. Oggi c'è un dibattito molto forte sul fatto che ci siano fondi stanziati per chi viene accolto da situazioni a volte anche terribili, d'altra parte il disagio, la difficoltà dei cittadini italiani che non riescono ad arrivare a fine mese. Noi dobbiamo far sì che non ci sia questo conflitto, bensì uniformare gli aiuti, a cercare di far sì che ci siano aiuti per chi oggi, cittadino italiano, ha difficoltà oggettive, riscontrabili e quindi va supportato, e d'altra parte chi giustamente arriva da fuori in situazioni drammatiche deve essere allo stesso modo aiutato ed accolto perché siamo una società civile. E adesso una notizia di cronaca, 5 kg di hashish sono stati tolti dal mercato della costa Teramanea e Ascolana tra Tortoreto e San Benedetto del Tronto. Questo è il bilancio del blitz che nelle ore scorse ha portato i carabinieri del NOR di Alba Adriatica e della stazione di Colonnella a fare irruzione in un casolare presso il cimitero di Colonnella, arrestati. Quattro marocchini di età compresa tra i 21 e i 33 anni, tra cui anche una donna. All'interno di alcune scatole gli ambulanti nascondevano tra la merce destinata al mercato anche 50 panetti da un etto ciascuno di hashish. La perquisizione ha permesso anche di rinvenire 10.000 euro in contanti, cellulari e tablet, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Dunque questo il blitz dei carabinieri. Andiamo avanti, adesso parliamo di sanità. Disagi all'ospedale di Pescara per i malati oncologici, ci sono alcune terapie bloccate per la rottura di un macchinario a seguito della denuncia di alcuni pazienti e delle loro famiglie. Maurizio Acerbo, esponente di Rifondazione Comunista, chiede l'intervento immediato della Regione Abruzzo. Guasto all'acceleratore lineare di Pescara, la notizia arriva dai familiari dei pazienti che iniziano a lamentare i lunghi ritardi e le attese per le terapie, in molti casi interrotte, e l'inizio di un pellegrinaggio che in alcuni casi ha portato i pazienti a varcare le soglie regionali. A Pescara l'acceleratore si rompe, si può dare la colpa soltanto al guasto per l'immenso disagio che i malati oncologici hanno avuto, perché una parte hanno semplicemente dovuto interrompere le terapie o sono dovuti andare fuori. Un'altra parte addirittura è andata in Puglia, insomma parliamo di un disagio enorme. Allora, rispetto a tutto questo, la Regione avrebbe dovuto riunire le tre ASL e immediatamente disporre che laddove invece i macchinari funzionano, cioè in questo momento a Teramo e soprattutto a Chieti, che tra l'altro ne ha due, di aumentare i turni anche la sera, pagando giustamente gli straordinari al personale, per fare in modo di riassorbire questa emergenza. Maurizio Acerbo ora chiede l'intervento del governo regionale di creare una collaborazione tra le ASL di Chieti e Teramo, così da ripartire i pazienti impossibilitati e offrire un servizio immediato senza dover rivolgersi a strutture extraregionali. Rispetto a una emergenza del genere, di cui io per esempio sono stato informato direttamente da famiglie e da pazienti, ci si sarebbe aspettato una comunicazione precisa alla cittadinanza e soprattutto ai malati,
perché per esempio dei familiari mi hanno detto, cioè hanno detto che non possono andare i vostri parenti a Chieti o a Teramo perché diciamo sono già ingolfati. Poi scopro che neanche è stato predisposto un aumento dei turni che era possibilissimo, perché per esempio a Chieti già si è fatto l'anno scorso quando avevano avuto il problema di sostituire e aggiustare uno dei macchinari. E adesso ci occupiamo di trasporti. È stato nominato il nuovo CDA della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Tra le conferme c'è quella del presidente Nicola Mattoscio, mentre entra una quota rosa, parliamo di Antonella Allegrino. Dopo 8 mesi dalla sua costituzione, era la fine di gennaio, annullato e rinominato il CDA della Saga. Rivedute e corrette le posizioni, o meglio le poltrone. Le nomine sono state anticipate proprio dal governatore Luciano D'Alfonso. Io avrei proposto anche un amministratore unico, ma non ho trovato disponibilità nelle figure alle quali ho chiesto di continuare questa fatica. Mattoscio riceverà la richiesta di continuare questo lavoro questa mattina, tra poco, il dottor Antonello Ricci, e poi ci sarà un ingresso di una quota rosa che è la dottoressa Antonella Allegrino. Sul versante ricapitalizzazione, annuncia il presidente, si rifarà, ma non come avvenuto nel governo precedente. Sarà meno ingente per le casse regionali. E poi smentisce la notizia del declassamento del sito aeroportuale da parte di ENAC. Noi abbiamo fatto per la prima volta un'operazione verità sui numeri della Saga. C'è stata un'attività di costumatezza contabile e sul bilancio in maniera tale che qualsiasi impegno contrattuale avesse una capacità di copertura finanziaria. A questo punto sappiamo la esatta consistenza dei numeri di Saga e questo ci consente di marciare dritti al futuro. Probabilmente faremo una ricapitalizzazione, ma non nei numeri e dei numeri precedenti. L'unica cosa che mi sento di dire è che gli attuali consiglieri stanno facendo uno straordinario lavoro ed è per questo che a Mattoscio e Ricci abbiamo chiesto di continuare. È arrivato in perfetto orario ieri mattina alla stazione centrale di Pescara il primo treno Frecciarossa che collegherà Milano a Bari. Tantissime le persone presenti sul binario 2 ad aspettare il treno, che accorcia notevolmente i tempi di percorrenza. Andiamo a vedere il servizio di Antonio Recanati. È arrivato ieri mattina per la prima volta in stazione a Pescara Centrale il treno ETR 500, il Frecciarossa ad alta velocità T9595. Tantissime le persone presenti sul binario 2 della stazione centrale del capoluogo adriatico per assistere a quello che si spera sia il primo passo per portare l'alta velocità in Abruzzo. Il T9595 partirà da Milano Centrale alle 7.50 e giungerà a Bari Centrale alle 14.20 con fermate intermedie a Bologna, Rimini, Ancona, Pescara e Foggia. Il ritorno partirà da Bari alle 16.20 e arriverà a Milano Centrale alle 22.50 con le stesse fermate intermedie. Qui noi rientriamo dentro la programmazione delle comunicazioni nazionali. Noi eravamo fuori, eravamo la regione fuori dal collegamento ferroviario, eravamo la regione isolata, oggi non lo siamo più. L'alta velocità comunque sarà al momento solo da Milano a Bologna, ma lungo la dorsale adriatico fino a Bari il Frecciarossa avrà la priorità di precedenza su tutti i treni in transito e farà solo 4 fermate. Oggi inizia sulla linea adriatica il servizio Frecciarossa. Da oggi, con l'attivazione dei 2 servizi commerciali, sarà possibile per l'Abruzzo raggiungere Milano nel tempo di 4 ore e Bologna nel tempo di 2 ore e 50. Il primo passo è stato quindi compiuto. Un percorso ad alta velocità sulla direttrice adriatica è stato pensato. Ora bisogna lavorare per portare in Abruzzo i binari ad alta velocità. Restiamo ancora a Pescara, però cambiamo argomento. Sul problema Movida e sulle proteste dei residenti di via Cesare Battisti, questa mattina siamo andati ad ascoltare l'assessore del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, l'intervista di Paolo Renzetti. Assessore Cuzzi, Movida pescarese nella zona di via Cesare Battisti, residenti protestano ormai da giorni. L'amministrazione comunale e l'assessore in particolare cosa dice?
Ma noi abbiamo attivato una serie di interlocuzioni sia con i residenti sia con gli operatori commerciali che insistono in quella zona che da qualche tempo è dedita all'intrattenimento, al divertimento, soprattutto nelle ore serali. Si tratta di trovare una mediazione tra quella che è la legittima esigenza dei residenti al riposo e alla tranquillità e quelle che sono le aspirazioni di imprenditori che comunque hanno investito a quella zona. Noi vogliamo riportare l'ordine e la tranquillità, nel fare questo vogliamo rilanciare il centro della città senza spegnere le luci del divertimento, della movida e dell'intrattenimento, perché la nostra città ha anche una vocazione importante legata a questo e c'è anche un'economia importante legata a questo, però dobbiamo riportare le regole sicuramente in settimana, dopo i controlli fatti venerdì e sabato sulla zona, sicuramente in settimana prenderemo dei provvedimenti che comunque andranno a disciplinare orari, vendita e somministrazione. Esiste o no un problema movida a Pescara? Ma guardi, non è che esiste un problema movida, il problema è un problema molto più complesso, c'è una fascia soprattutto di giovanissimi che escono la sera per sfogare una rabbia sociale e su questo un'amministrazione comunale deve intervenire ma non può intervenire da sola. Per quanto riguarda poi gli incidenti, le risse e altri episodi, sicuramente l'amministrazione comunale può disciplinare gli orari, ma poi ci vuole anche l'ausilio delle forze dell'ordine perché ci sono dei fenomeni particolari su cui noi non possiamo intervenire. E adesso torniamo all'Aquila per parlare dei problemi del progetto Case. Le liste civiche Appello per l'Aquila e l'Aquila che vogliamo propongono un baratto amministrativo. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel servizio di Daniela Rosone. Un baratto amministrativo per venire incontro a quei morosi del progetto Case e dei MAP che non sono nella condizione di pagare. Una distinzione necessaria, secondo le liste civiche Appello per l'Aquila e l'Aquila che vogliamo, per non equiparare tutti i morosi allo stesso modo, così come prevedono alcuni regolamenti, per esempio quello delle case popolari. Di qui la proposta di dare la possibilità ai cittadini che non riescono a pagare tributi, canoni e bollette, di estinguere il debito eseguendo dei lavori per il comune dell'Aquila, come per esempio la pulizia di piazze e strade, il recupero e il riuso di aree e beni immobili, lavori di piccola manutenzione. Questo tramite una delibera consiliare con allegato il regolamento per il baratto amministrativo che definisce tutta la procedura e che introduce il concetto di morosi non colpevoli. Nel regolamento distinguiamo tra morosi, cioè quelli che possono pagare e non pagano e devono pagare. E invece quelli che proprio non possono pagare perché sono stati licenziati nell'ultimo anno, perché nell'ultimo anno non gli è stato rinnovato un contratto a tempo determinato o di lavoro atipico, ecco, allora a questi ultimi diamo la possibilità di ripagare il proprio debito con il lavoro. Il baratto amministrativo offre un vantaggio doppio: da un lato i contribuenti in difficoltà possono assolvere ai propri doveri e dall'altro il comune può usufruire di forza lavoro in un periodo in cui le casse scarseggiano di risorse, le assunzioni sono bloccate e i risparmi nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficile soddisfacimento. Un atto di grande dignità, secondo il consigliere Ettore Di Cesare. Delibera fatta, ora spetterà alla Commissione e poi al Consiglio Comunale dare il via libera. Ci auspichiamo, ha detto Di Cesare, l'aiuto di tutte le forze politiche. Questa è una proposta di delibera di Consiglio Comunale, quindi ci sarà un passaggio in Commissione, uno in Consiglio e noi crediamo che anche le altre forze politiche debbano essere d'accordo. Ieri a Montesilvano si è svolta la terza edizione della Festa della Famiglia, il servizio di Andrea Costantini. Si è celebrata ieri a Montesilvano la terza edizione della Festa della Famiglia, una iniziativa dedicata ai più piccoli e ai loro genitori, iscritta nell'ambito della settima edizione del Festival degli Artisti di Strada. Il momento di intrattenimento e svago è stato anche propizio per alcune riflessioni sul presente e sul futuro della famiglia e sulle politiche che il governo ed enti locali possono mettere in campo per agevolare il compito dei genitori, per sostenere le donne che intendono mettere al mondo dei figli e di conseguenza per incrementare il tasso di natalità italiano. Abbiamo esperienze come quella della Francia che è fortemente intervenuta a favore delle famiglie e ha un tasso di natalità decisamente più alto di quello nostro. In questo momento l'Italia ha un tasso di natalità di 1,39 figli per famiglia, mentre la Francia ha un tasso di natalità di quasi 2, che significa che questi interventi hanno funzionato. Noi per garantire non solo il nostro
nostro futuro, ma soprattutto la sostenibilità del nostro sistema di welfare, dobbiamo far sì assolutamente che il tasso di natalità cresca. Bisogna ripartire dalle piccole cose, riappropriarsi del proprio territorio, dei propri spazi. Noi quest'estate l'abbiamo fatto anche chiudendo al traffico delle arterie importanti della città, proprio per dare la possibilità ai più giovani, ma soprattutto alle famiglie, di vivere la città e viverla in armonia. Oggi è un punto di contatto importante tra le istituzioni e la famiglia, fatto in un luogo protetto qual è quello di un parco. Al Foro Boario di Chieti domani si svolgerà l'evento Digitali, una manifestazione dedicata alle imprese grandi e piccole che vogliono puntare alla rete per incrementare il proprio mercato ed aprire nuovi scenari digitali. Vediamo. Digital divide come male comune, quello delle piccole e medie aziende che non accedono alla rete globalizzata e perdono così l'occasione di vedere aprirsi nuovi mercati. A Chieti si svolgerà una tappa di Digitali, manifestazione dedicata alle aziende che vogliono potenziare il proprio mercato. Tra gli sponsor che affiancheranno le aziende in questione ci saranno colossi della rete quali Amazon, Google, Seat, Pagine Gialle e Registro. La manifestazione è ideata da CNA. Gli argomenti saranno veramente importanti e calati proprio sulle esigenze delle piccole aziende. Ci saranno a disposizione dei consulenti di grosse aziende, anche quali sono Google, Amazon, Seat Pagine Gialle, Registro.it, insomma c'è uno staff di consulenti veramente introvabili altrove e in altre occasioni, perché sono tutti là e sono disposti e disponibili a dare qualsiasi informazione. Oltre 130 le aziende che parteciperanno alla manifestazione, che potranno dedicarsi ad incontri business e alle case histories di aziende provenienti da Umbria e Veneto, nuove opportunità che nascono dagli incontri e dal reciproco scambio di esperienze e idee. L'evento Digitali Imprese Abruzzo è un evento on the road ripreso dalla CNA nazionale, di cui la CNA Abruzzo si è fatta ovviamente portavoce, ricreando all'interno del Foro Boario di Chieti quella che è l'occasione per un matching tra le aziende del digitale, quelle che possono essere le aziende del territorio abruzzese, artigiane o commerciali, che vogliano comunque abbattere quello che è il digital divide. Digital divide è qualcosa che oggi determina un pochettino il permanere della crisi, e noi della CNA Abruzzo con l'ufficio e l'Unione Comunicazione stiamo cercando di far sì che le aziende possano sempre più avvicinarsi alla digitalizzazione, e questa ne può essere sicuramente un'occasione per comprendere quanto oggi si debba essere vicini a questo argomento. E adesso la pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie B. Nel campionato cadetto è importante essere continui. Dopo la buona prova di Bari, il centrocampista del Pescara Memushai preferisce restare con i piedi per terra. Intanto domani sera i biancazzurri all'Adriatico ospiteranno la Salernitana, arbitra Luigi Nasca della sezione di Bari. Noi adesso andiamo ad ascoltare proprio Memushai al microfono di Enrico Rocchi. Peccato, perché secondo me meritavamo qualcosa in più, avendo giocato secondo me meglio di loro. Purtroppo ci prendiamo sto pareggio qua e va bene così, bisogna dare continuità. Ecco, uscire da questo campo con l'ottima prestazione, forse anche più importante il risultato. Preferivo magari essere un po' meno bello e portare a casa 3 punti, però il pareggio va bene, bisogna però dar continuità, non pensare ora di essere troppo belli, perché in Serie B bisogna essere concreti più che belli. Loro hanno avuto 2 occasioni molto nitide, più per demerito nostro che per merito loro, perché tutte e due le occasioni che ci ha avuto Vagliani, una è stata in contropiede sul calcio d'angolo nostro e non si può prendere contropiede. La seconda non può far 30-40 metri di palla al piede sulla nostra metà campo. Ecco, Memushai, tu sei il giocatore più esperto soprattutto di centrocampo, come valuti la prestazione di tutti questi giovani di alta qualità? Rispetto all'anno scorso ci abbiamo una squadra molto giovane, però essendo giovani non vuol dire che sono scarsi o che sono meno forti rispetto all'anno scorso. Abbiamo dei giovani, secondo me, che possono crescere e migliorare tantissimo. Bisogna lasciarli tranquilli e farli crescere con calma, anche se non c'è tanto tempo in Serie B, nessuno ti aspetta. Bisogna prima pensare alla Salernitana, che è una partita difficile anche quella di martedì.
ora bisogna recuperare ma già avere la testa martedì. E adesso andiamo in casa della Virtus Lanciano, punto positivo in rimonta a Trapani per la squadra allenata da D'Aversa, che ha confermato l'importanza dei giocatori subentrati dalla panchina, in particolare Bacinovic, Lanini e Crecco. Domani alle 20:30 la Virtus affronta il Biondi il Vicenza, direzione di gara affidata a Riccardo Ross di Pordenone. Ascoltiamo il tecnico Roberto D'Aversa. Ma sicuramente Lanini è entrato bene, come è entrato bene anche Bacinovic e come è entrato Luca Crecco, perché non è facile subentrare a partita in corso. E se vado ad analizzare il primo tempo, credo che ci sono state 5-6 ripartenze dove potevamo sfruttarle meglio. E nell'occasione di diversi calci d'angolo siamo stati molto più pericolosi. Credo di aver visto un primo tempo diverso, perché sotto l'aspetto delle occasioni anche nel primo tempo abbiamo creato qualcosina in più del Trapani. Il problema è che il risultato poi a volte fa vedere la partita in maniera diversa, però è chiaro che il secondo tempo poi abbiamo concretizzato, quindi viene tutto evidenziato, ma sotto l'aspetto della prestazione ero contento anche il primo tempo. È cambiato solo l'atteggiamento, la determinazione nell'affrontare le cose, perché se ricordo bene ci sono state 5-6 ripartenze dove magari abbiamo fatto una scelta sbagliata, ma veramente gli potevamo far male. È chiaro che poi lo sono passati in vantaggio su un calcio d'angolo e tutto rimane più complicato, però devo dire che siamo stati bravissimi poi a recuperare la partita. Sì, ma è normale, ragazzi, quello che dite voi è tutto giusto, gli episodi indirizzano la partita in un modo o in un altro, però se si va ad analizzare anche il primo tempo, la squadra che ha avuto più occasioni per passare in vantaggio sicuramente è stato... È chiaro che poi con una giornata così calda una squadra che passa in vantaggio può gestirla meglio rispetto all'altra che deve consumare di più. E sul versante Vicenza, come detto prossimo avversario della Virtus, sono stabili le condizioni di Nicolo Brighenti, il difensore. È stato operato nella notte di sabato a seguito dell'infortunio occorsogli nel secondo tempo della partita contro il Como. La società non ha fornito e non fornirà aggiornamenti ufficiali sul decorso ospedaliero, ma si apprende che Brighenti è uscito dal reparto di rianimazione e non presenta complicazioni. Nel corso della conferenza stampa l'allenatore del Vicenza Marino ha detto: mi dispiace per il giocatore e per la persona, ma lui ha già dimostrato che è in grado di affrontare le difficoltà. Infatti nel 2009 ha saputo già superare il calvario di un tumore benigno al cervello che lo ha tenuto fermo diversi mesi, ma non ne ha fermato la carriera. E adesso scendiamo in Serie D. Pari e patta nel derby dello stadio Angelini tra Chieti ed Avezzano. Un gol e un tempo a testa. Buon punto soprattutto per i marsicani, che hanno chiuso la gara in 9. Il Chieti ha ciuffato il pari con un rigore di Suriano, il servizio di Valeriano De Angelis. Chieti-Avezzano, la sfida più attesa del girone F, dopo una settimana densa di calcio. L'Avezzano si gode il suo momento magico dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale. Scende all'Angelini carico di fiducia emotiva per affrontare il derby con il Chieti, una gara molto sentita dai biancoverdi, accompagnati da una briosa rappresentanza di sostenitori. Organico al gran completo per il Chieti, che mira a conferire la giusta personalità per riconquistare punti necessari e rimanere nelle posizioni dell'alta classifica. Subito in apertura l'Avezzano con una punizione di Bisegna che calcia una insidiosa parabola seguita dall'attento estremo difensore neroverde Diouf. Al 9 la pericolosa offensiva neroverde con il dinamico del Grosso, veloce nel traversare in modo calibrato per Dos Santos, che di testa fa eccitare la tifoseria teatina. 26esimo, punizione per i padroni di casa, vitale finta e invita Shintu, che in corsa sfugge al controllo aereo ma di testa non inquadra la porta. Poi, dopo una corale manovra degli uomini di Lucarelli, l'Avezzano passa in vantaggio ed è Puglia che raccoglie l'invito ed infila Diouf. Sorpreso dalla velocità di impostazione degli avversari, il Chieti non si scompone e si porta spesso in avanti, guadagnando una punizione con Del Grosso che per poco non agguanta il pareggio. Nella ripresa
il manto erboso dell'Angelini assorbe la prima pioggia autunnale. Ronci pensa di rinfrescare l'attacco neroverde. Fuori Vitale, dentro Gomis. L'assetto tattico cambia e così al secondo minuto Dos Santos con un fendente spiazza gli avversari e manda di poco fuori. Subito dopo Suriano insiste nello spazio offensivo, tira ma in due tempi chiude Davino. Al 26esimo Lucarelli puntella il centrocampo, fuori La Rosa e dentro Kras. Due minuti più tardi ancora un'occasione per i neroverdi con Suriano indeciso nel finalizzare. Poi al 34esimo dopo l'ennesima incursione i teatini trovano il calcio di rigore per un fallo di mano di Felli che rivendica l'involontarietà, ma il direttore di gara applica senza indugio il regolamento. Fuori il difensore biancoverde e rigore per il Chieti. Suriano gonfia la rete ed è pareggio per gli uomini di Ronci. Lucarelli si accorge che le energie vengono meno ed allora ordina lo spogliatoio all'intramontabile Bisegna, al suo posto Bitaie. L'Avezzano in 10 non abbassa la concentrazione, mantiene la tranquillità pur se costantemente viene pressata dai padroni di casa, ma a Tiaruk saltano i nervi e rifila una gomitata a Shintu. Appena il tempo di segnalare la seconda espulsione dei marsicani ed il signor Somma chiude il derby domenicale. Rimpianti e un po' di amaro in bocca per il presidente Paris, confortato dal carattere e dalla personalità dei suoi atleti. Per il padron Pomponi non certo scontento per come è andata. Restiamo in Serie D per il San Nicolò. Prova opaca quella offerta ieri al Bonolis al cospetto della Fermana, guidata da un ex conoscenza della nostra regione, Osvaldo Iaconi. La squadra marchigiana conquista l'intera posta grazie alle reti di Degano e Misini. Inutile il gol di Brighi per l'11 Teramano. Il servizio. Una prestazione generosa non basta al San Nicolò per evitare la prima sconfitta stagionale al cospetto di una Fermana che, dopo aver superato il Chieti nel turno infrasettimanale, regala un dispiacere anche ai biancazzurri. Al Bonolis, gara nervosa con una supremazia territoriale infruttuosa dei ragazzi di Epifani, che hanno trovato di fronte una Fermana concreta e spietata, soprattutto nel primo tempo, quando i gialloblu sono riusciti a segnare le due reti nelle due uniche vere opportunità costruite. Si comincia al settimo con un tiro di Margarita che costringe alla parata a terra Olczak. I ragazzi di Epifani fanno molto possesso palla e proprio su un pallone riconquistato sulla tre quarti da Mozzoni, i biancazzurri guadagnano al 13esimo una punizione dai 18 metri con Margarita che alza però sopra la traversa. Al quarto d'ora Moretti crossa centro area per Lazzarini che viene anticipato nel tentativo di concludere a rete. E così al 17esimo accade quello che non ti aspetti, con Degano che su punizione dai 25 metri trova l'angolino dove Calore non riesce ad arrivare, regalando così il vantaggio alla formazione marchigiana. La reazione dei padroni di casa vede una buona opportunità al 25esimo per D'Egidio che prova a mettere la sfera nel 7, trovando però la bella risposta in angolo del portiere gialloblu. Ma per i teramani non è giornata, visto che la cinica Fermana al secondo vero affondo trova il raddoppio con Misin che, lanciato in contropiede, riesce davanti a Calore ad angolare la conclusione e a beffare per la seconda volta il portiere abruzzese. Gara ancora più in salita per i biancazzurri che al 36esimo recriminano per una spinta in area marchigiana su Margarita che però viene invitato dall'arbitro a rialzarsi. Il finale di tempo serve a riaprire però la gara con il gol di testa di Brighi sugli sviluppi di un calcio d'angolo subito dopo la traversa colpita da Lazzarini. Nella ripresa i padroni di casa si gettano in avanti con coraggio, ma al decimo restano in 10 per l'espulsione di Micolucci, colpevole di un fallo a gioco fermo su Comotto. Al 21esimo su angolo di Margarita Moretti di testa mette sopra la traversa. I padroni di casa cercano di produrre il massimo sforzo per trovare il pareggio, ma l'inferiorità numerica non aiuta Petronio e soci che rischiano al 23esimo quando Degano in area conclude al lato. L'esperto attaccante marchigiano si ripete alla mezz'ora con una girata in area che non crea problemi a Calore che al 93esimo deve compiere un miracolo per evitare il tris di Otto. Ancora Iotti, tentativo di tiro, la respinta, ancora un tiro di Otto, il miracolo! Ed ora il calcio a 5, debutto casalingo con pareggio per l'Acqua e Sapone, rimontata dal 3-1 al 3-3 dal Caffè Lollo Napoli. La squadra di Bellarte conferma di essere ancora in rodaggio dopo i tanti cambiamenti apportati all'organico nel corso della campagna acquisti estiva. Vediamo.
Inizia con un pareggio per 3-3 contro il Caffè Lollo Napoli, il campionato di una rinnovatissima Acque Sapone Calcio 5 tra le mura amiche del Palaroma di Montesilvano. Un peccato per la squadra di Massimiliano Bellarte, che ha condotto la gara fino a 90 secondi dalla fine, quando il quintetto partenopeo ha completato la rimonta. Nel finale l'Acque Sapone ha sfiorato il nuovo e definitivo vantaggio, ma la fortuna non è stata dalla parte dei nerazzurri, che si confermano squadra ancora in rodaggio dopo i tanti cambiamenti. Tra i volti nuovi quello del debuttante in Serie A, Cesaroni, che dopo 5 minuti battezza il suo esordio con un gol mentre suona erroneamente la sirena, facendo temere un annullamento della marcatura. Pareggio fulmineo del Napoli col destro velenoso di Vega dopo 11 secondi. A pochi istanti dal riposo, padrone di casa di nuovo avanti con l'azione finalizzata da Mimì per il 2-1. Nel secondo tempo l'Acque Sapone allunga con il 3-1 di Burrito a metà frazione. Poi sale in cattedra l'ex pescarese Jader Fornari, che con una doppietta arpiona la parità. Pregevole la rete del 3-3 con un colpo di tacco che brucia sul tempo Mammarella. A 6 secondi dalla fine, Capitan Murillo centra la traversa da oltre metà campo e la sfera si allontana beffardamente dallo specchio della porta. Il commento dell'allenatore Bellarte è di Cesaroni. Abbiamo un roster nuovo e necessitiamo di tempo per raggiungere comunque quei meccanismi, la perfezione di quei meccanismi che la forma di gioco che si vuole esprimere necessita. Quindi tutto dipende da quello, dal modello di gioco che si sta cercando di costruire. Poi è naturale che magari è uno sport episodico e quindi gli episodi hanno determinato il risultato come lo fanno sempre. Non ho potuto neanche tanto esultare, non si capiva se l'arbitro dava il gol o non dava il gol, però penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra. Peccato per il finale, la squadra si vede che ha cambiato molti elementi e quindi dobbiamo un po' conoscerci meglio e allenarci ancora un po' di più per sistemare le ultime cose. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci scelto anche oggi e vi do appuntamento alla prossima edizione alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.